parte ora il secondo tempo con il Cottini Staibano Gomme che batte il calcio d'inizio. Palla che però viene subito messa in fallo laterale, non perfetta la gestione di questo primissimo pallone della ripresa per i biancoverdi, ricordiamoli sotto per 1-0, ma comunque autori di un primo tempo assolutamente di ottimo livello. Peccato per il mancato gol, perché ha controllato sicuramente di più la palla, il possesso, e ha fraseggiato con più creatività, ma è stato poco incisivo in fase offensiva. Ora il Cotton riparte con una Barbarella che serve Nolano, buono lo stop, deve girarsi, non ci riesce perché poi arriva Calabresi che insieme ad Abbondanza gli scuce via il pallone e subisce anche fallo. Battere Calabresi, quindi questo calcio piazzato lo fa in avanti per Pascucci, ottima l'elevazione del numero 15 che però non riesce a trovare De Vecchis, comunque cerca un po' di inserirsi fra le linee, fra le maglie difensive delle Cotton, con Pascucci che è un po' più il riferimento avanzato, ma anche lui ha spaziato dalla fascia destra alla prima punta. Ora contropiede della Cotton con Blandino, ancora lui l'autore dell'1-0, tocca all'indietro però sul numero 22 Matozzo. Allora poi si va da Nolano che allarga su Tinazzi, il numero 10 torna con calma all'indietro da Capitan Zamperini in questo momento. Palla però sbagliata dal numero 21 e fallo subito da Abbondanza. Cottini che costruisce da dietro. Adesso sta chiudendo un po' meglio gli spazi il Cotton, sicuramente non vuole farsi cogliere un po' impreparato, forse come nel primo tempo dove ha subito un po' troppo la pressione del Cottini. In questo momento sta pressando e difendendo con più unità fra i reparti in questi poi primissimi tre minuti del secondo tempo. Lancio in avanti del Cottini, facilmente neutralizzato dalla difesa del Cotton. Conti adesso ha toccato palla per Nolano che può avanzare e verticalizzare per un buon tocco di Barbarella di prima, solo che non trova Matozzo da solo, anzi era troppo largo il numero 22 della Cotton. Ora prova a ricostruire con Pascucci, poi De Vecchis, ancora Pascucci, buono il triangolo per Tajani. E allora ancora una volta si vede un bel fraseggio da parte del Cottini Staibano Gomme. Si torna da Rustic con il numero 14 in entrato di questa ripresa che scodella un pallone in mezzo, lo fa molto male perché il Cotton lo recupera senza alcun problema. Allora poi Blandino può far ripartire i suoi, però a quanto pare il Cotton preferisce impostare con più calma. Qui bel triangolo, stiamo vedendo due squadre molto capaci nel palleggio. Adesso Nolano da fuori area tira in porta, altissima però la sfera. Occasione un po' sprecata dal vice capitano con la numero 24, perché sicuramente ci ha abituato a ben altre conclusioni, capace sicuramente di inquadrare meglio la porta in quella situazione. Adesso recupera palla Matozzo. Palla in avanti per Barbarella che la stoppa ma è fuori. Thank you.
Matte, il fallo laterale in questo momento De Vecchis ha perso qualche minuto, un paio di minuti. Rustic allarga sulla fascia sinistra, allora conclusione da distanza siderale per il Cottini Staibano Gomme, che però non trova assolutamente lo specchio della porta in questa occasione. Sabelli, buona questa rimessa con le mani perché prende benissimo Blandino, ma c'è fallo. Pascucci arriva addirittura a centrocampo. Tagliani stoppa con il tacco, poi serve Rustic, buono il tocco per il numero 7 Vasselli che se ne va molto bene, sguscia via la difesa avversaria e poi subisce fallo. Alen Rustic si è conquistato questo calcio di punizione da distanza interessante per il Cottini Staibano Gomme. Uno fra Rustic e De Vecchis andrà a battere questo calcio di punizione, evidentemente punta sul piede mancino dei suoi tiratori, invece no, andrà Rustic, tra l'altro con il destro, va direttamente in porta, anzi è un tiro cross pericoloso, ma non lo prende Pascucci. Troppo forte la traiettoria disegnata dal numero 14, che ha un po' aggiunto di... comunque ha sostituito Croce, non togliendo qualità al centrocampo della Cottini, che qui chiude con... Vasselli e poi Galassi che spazza via, serie di palloni che si alzano. Allora Zamperini lo stoppa con qualche problema di troppo. C'è il solo De Vecchis però in pressing. Il Cottini sembra un po' aver rallentato i ritmi. Nolano da fuori area. Buona la palla per Blandino, occasionissima per il Cotton. Il numero 6, autore dell'1-0, che per ora sta decidendo questo match, si è trovato un bellissimo pallone servito da Nolano, forse un po' troppo forte perché poi l'ha toccato di prima Blandino e la palla è schizzata via. Adesso recupero ancora una volta del Cotton che sta convincendo un po' di più, Matozzo, buono però il recupero di Vasselli che si sta facendo la fascia avanti e dietro in questi primi 8 minuti di gioco. De Vecchis torna indietro su Abbondanza. Torna indietro però non ha compagni da servire, allora si torna da Tagliani. In questo momento fa il difensore centrale, poi De Vecchis. Abbondanza invece sembra staccarsi piuttosto facilmente dal suo ruolo naturale per andare a cercare inserimenti e possesso palla. Lo fa adesso sulla tre quarti campo. Interessante questo stop di prima in avanti che però non gli riesce anche perché c'era anche un compagno. Ora il numero 21 Abbondanza allarga sulla destra. Bene per D'Ambrosio. Che aspetta un po', tenta il dribbling, impossibile però. In mezzo a tutte quelle maglie del Cotton sistemate con ordine in area di rigore, che infatti hanno subito messo la palla in fallo laterale, qui Vasselli non può nulla contro la fisicità regolare, in questo caso di Capitan Zamperini, che si oppone con esperienza a questo pallone.
Time out finito e squadre che tornano in campo, quindi per proseguire questo secondo tempo rimette adesso in campo Sabelli il pallone, c'è però qualcosa che non va secondo gli arbitri. Siamo all'undicesimo minuto di gioco che si sta giocando in questo momento, quindi ne mancano circa 14 alla fine del match, con il Cotton che resiste ancora con questo flebile vantaggio di una sola rete, ma una prestazione che sta un po' più convincente in questo secondo tempo, con la formazione prima in classifica che sta un po' recuperando terreno e mettendo alle strette gli avversari. Buono lo stop di petto, difficilissimo, nonché il tiro di Barbarella, ma alla fine la palla è fuori. Galassi, non ha opzioni fra cui scegliere se non questo terzino sinistro che però mette un pallone in avanti dove non c'è assolutamente nessuno. Allora Blandino scambia con Zamperini e poi Nolano e cerca di avanzare. Ottimo il controllo del numero 24, nonché il passaggio del numero 6 che in una situazione veramente molto intricata e difficile da cui uscire è riuscito comunque a realizzare degli ottimi e puliti passaggi. Qui Nolano stranamente perde palla, però Abbondanza è sempre molto molto attivo, qui c'è un fallo per il Cottini. Come dicevo, il numero 21 della Cottini, Stebano Com, è veramente una certezza in quanto a grinta, pressione, voglia di fare, perché è sempre su qualunque pallone. Poi magari ogni tanto pecca di aggressività in alcune decisioni, come in questa situazione dove calza dalla tre quarti campo, anzi dal centrocampo praticamente, però sicuramente il suo apporto in termini di ritmi di gioco, di pressione sugli avversari, è sempre sempre costante. Qui Barbarella si libera dell'avversario, ma c'è un fallo su Tajani, si lamenta il numero 4 attaccante della Cotton, ha finalmente la possibilità di trovare un tiro pulitissimo come nel primo tempo sul portiere avversario. Ora palla sulla sinistra, Pascucci la stoppa bene, qui cerca il fallo e non lo trova. Si capisce la situazione, anche Galassi va a protestare con gli arbitri perché a quanto pare comunque ci sarebbe stato il tocco, sembrava esserci stato in diretta il tocco su Pascucci che aveva stoppato bene questo pallone. Ci sarà invece solo calcio d'angolo. Quindi inutili le proteste del portiere del Cottini Stebano Com, irreprensibile l'arbitro che non ha visto questo contatto falloso, ma bensì la palla che è uscita in calcio d'angolo. Battuta in questo momento a rasoterra, facilmente spazzata dalla difesa del Cotton Club. Matozzo ora si spinge in avanti, ottima serie di dribbling, poi però viene fermato e allora il numero 22 D'Ambrosio può ripartire. Palla per Abbondanza, ancora D'Ambrosio. Tajani da dietro può verticalizzare su Pascucci che sbaglia, un controllo importantissimo nella sua portata. Il 15 si è abituato sicuramente a migliori giocate in quella situazione di campo. Peccato per il Cottini Stebano Com, perché la verticalizzazione di Tajani era piuttosto puntuale, aveva trovato il compagno con un paio di centimetri in cui potersi girare e concludere a rete. Così non è stato, allora il Cotton rimane in vantaggio e Pascucci qui sbaglia un altro pallone, Barbarella fa ripartire Matozzo che qui però viene fermato ottimamente da un Tajani che sta giocando molto bene questa ripresa. Si spinge in avanti, palla per Pascucci che ha un'occasionissima, sceglie di dribblare il portiere avversario e alla fine in qualche modo non arriva alla rete del Cottini, clamoroso all'Atletico 2000. Clamoroso quello che è successo alla centrale dell'Atletico 2000, perché il Cottini, Stebano Com, stavolta è andato vicinissimo. Ora Barbarella, attenzione, con il controllo Galassi para molto bene. Ora ripartenza di Abbondanza, minuti frenetici, siamo al quindicesimo minuto di gioco, ritmi altissimi qui. Rustic però perde palla, allora Matozzo vuole provare la ripartenza, invece no, butta palla fuori perché
perché c'è un infortunio tra le fila del Cotton, ma come detto prima, che occasionissima per Pascucci, sbaglia prima due controlli nelle azioni precedenti, poi riceve questo pallone perfetto da Tagliani che veramente ha messo tantissima grinta in questa ripresa, lo stavamo descrivendo ed elogiando infatti proprio nel momento in cui ha deciso di scattare e di far partire questa ripartenza clamorosa, perché poi ha servito benissimo Pascucci, che però doveva soltanto, secondo me, secondo la mia onesta opinione, stopparla, controllarla, magari spostarla un po' sul destro, aveva lo spazio per allargare il tiro e poi concludere. Era piuttosto pericoloso tentare di tirare un Sabelli anche abbastanza in forma questa sera, così infatti è stato, perché il portiere della Cotton è stato molto intelligente, con esperienza, ha aspettato le scelte dell'avversario prima di buttarsi, e poi in qualche modo c'è stata anche una deviazione da parte della difesa e il Cotton si è salvato. Ancora 1-0 della capolista, che ricordiamolo vince consecutivamente addirittura dallo scorso girone d'andata, ovvero dal match giocato appunto nel girone d'andata. Ora buona la percussione della Cotton, siamo sulla sinistra, Matozzo mette questo pallone in mezzo che però nessuno fra Giordano e Barbarella riesce a raccogliere, nonostante fosse stato un bel pallone. Ora Rustic la stoppa, pallone però non preciso al centro del campo. Allora buono il recupero di Blandino, uomo tutto fare, perché adesso si trova a centrocampo quando ha giocato il primo tempo e oltre sulla fascia. Tagliani spazza su poi Abbondanza, che perde però il pallone. Allora Blandino cambia gioco, ma De Vecchis chiude intelligentemente. Allora Rustic può far ripartire i suoi, sceglie di farlo palla al piede, allarga sulla sinistra per Danilo D'Ambrosio, c'è Abbondanza al centro del campo, cerca ora di ricevere la palla, invece siamo su Rustic. Adesso c'è Abbondanza, cerca Pascucci, però non si intendono i due. Si lamenta il numero 15 del Cottini per questa occasione sprecata, bastava un po' più di intesa. Ora il Cotton in avanti a questa grandissima possibilità e Barbarella porta sul 2-0 il Cotton Club. Come in precedenza, il Cottini attacca, il Cottini fa male, il Cottini pressa tantissimo, poi alla fine a trovare un'altra rete decisiva e molto importante è sempre il Cotton Club. Stavolta con Barbarella, che aveva sbagliato un po' troppo in serata, si fa invece trovare prontissimo sull'assist del compagno qui, grande intervento di Sabelli su Pascucci. Come dicevamo però, alla fin fine questo secondo tempo si è rivelato un po' sulla falsa riga del primo, ovvero con il Cottini che prova a fare di più la partita, perché ovviamente ha bisogno di probabilmente più energie per scardinare i schemi di gioco avversari della squadra, che comunque tuttora dimostra di essere ancora la più forte del torneo, con una serie incredibile di vittorie all'attivo consecutive tra l'altro. Adesso recupero di Giordano, che può partire in contropiede sull'altra fascia. Ah, Barbarella che in questo momento scodella con il sinistro a rete la sua doppietta, 3-0 Cotton. Ad avvalorare la nostra lettura del match, arriva la terza rete del Cotton Club, cinico e preciso, ripartenza ancora una volta, però il Cottini si fa sopraggiungere nella stessa esatta situazione di gioco, ovvero pressing alto sugli avversari, tanta costruzione in fase offensiva, poi due contropiede avversari nel secondo tempo, due gol forse un po' troppo in difficoltà sui contropiedi. La formazione biancoverde, che adesso a 7 minuti circa dalla fine del match vede un po' più, con maggior difficoltà, il raggiungimento di un pareggio, che invece fino a circa 5 minuti fa era assolutamente alla portata dei ragazzi di Filoso, perché ricordiamolo, il Cotton si trovava sull'1-0 e Pascucci aveva appena trovato una clamorosa occasione da gol che Sabelli, la sua difesa, aveva neutralizzato, e da lì probabilmente il match è andato verso la sua chiusura, perché poi il Cotton ha trovato due reti. Ora buona la palla sulla sinistra per Zamperini, con il sinistro sceglie di allargarla su Giordano, che poi la mette in mezzo, stava trasformando in maniera pericolosa per Innocenzi. Zamperini
Palla in avanti a cercare Barbarella, che adesso è caldo dopo la doppietta. Sicuramente ha preso molta più fiducia, anche perché ha realizzato due gol piuttosto puliti, precisi. Da prima punta, ben servita ovviamente, però da prima punta che nel primo tempo appunto non era riuscita a dimostrare, perché nel primo tempo aveva avuto due occasioni molto molto simili. Aveva sparato su Sabelli senza tanta precisione. Invece nel secondo tempo decisivo l'apporto in termini di reti. Batte da dietro il Cotton ora questo calcio di munizione al 21esimo minuto in corso. Ovviamente con tutta calma la partita si sta lentamente rallentando in quanto a ritmi, anche se il Cottini spinge lo stesso, però ovviamente il 3-0 pesa e non poco. Allora Abbondanza prova a risvegliare i suoi, non trova però compagni liberissimi, allora è costretto a verticalizzare male per un compagno. Poi c'è però il recupero di Rustic, che riesce comunque a conquistare un'interessante rimessa laterale sulla tre quarti campo. Palla di prima, bella per Pascucci, bellissimo anche il colpo di tacco per De Vecchis, che arriva addirittura fino a centrocampo praticamente. Molto bello il Cottini a volte da vedere. Poi qui però con Rustic cerca questo pallone per Vasselli, che lo stoppa ora e recupera anche possesso palla grazie a questa rimessa laterale battuta subito su Pascucci. Vasselli non riesce ad andare in avanti. Allora da Barbarella quasi tutto solo in avanti, fermato però da un ottimo Tagliani, ancora una grande chiusura del difensore del Cottini. Veramente decisivo, nonostante il 3-0, veramente decisivo il numero 13 in bianco-verde. Pensare che senza di lui probabilmente il Cottini avrebbe subito qualche rete in più. Qui ci prova adesso a squadra di Filoso con Pascucci dalla distanza. C'era una deviazione, l'arbitro non la vede. Cambio di gioco su Capitan Zamperini. Stop in questo momento. Al centro per Blandino Giordano e si torna indietro. Ovviamente non ha alcun interesse nell'attaccare con rapidità o fretta il Cotton Club, che ha ben tre reti di vantaggio. Tinazzi decide di cambiare gioco. Gli riesce poi. Ottima palla sul numero 44 Innocenzi, che la tocca però male. E allora arriva il solito Tagliani, che qui subisce la pressione da dietro, si prende un altro fallo. Battuta subito questa punizione. Allora Pascucci non ha nessun compagno però da servire in avanti, se non Rustic, che sopraggiunge in questo momento sulla fascia sinistra. Buone dribbling, poi tiro di poco alto, pericoloso, ma non abbastanza. Arriva il triplice fischio dell'arbitro, vince 3-0 la capolista Cotton Club, che continua ad allungare la sua striscia di vittorie. È arrivato il triplice fischio dell'arbitro che sancisce la fine di questo match, 3-0 per il Cotton Club, tanto divertimento, alti ritmi, ma alla fine la capolista continua a vincere.